La tiroide secca può essere assunta con gli ormoni bioidentici. Benvenuti, sono dottor Claudio Tomella, medico specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. In realtà è una domanda che molti miei pazienti mi fanno, soprattutto alla prima visita, ma la tiroide secca può essere assunta anche con gli ormoni bioidentici o viceversa? Gli ormoni bioidentici possono essere associati alla tiroide secca? Naturalmente sì. In realtà si tratta sempre di ormoni bioidentici naturali. Anche la tiroide secca è un tipo di ormone bioidentico naturale di origine animale che contiene gli ormoni bioidentici T3 e T4. Quindi tecnicamente sì. L'altro aspetto è più legato, diciamo così, alle interazioni ormonali che naturalmente ci sono. Peraltro, soprattutto nella fase di cambiamento della donna che è la premenopausa, perimenopausa, vi è un cambiamento ovviamente degli ormoni sessuali femminili, quindi un calo del progesterone che comunque condiziona anche la funzionalità tiroidea, può rendere meno efficace l'azione degli ormoni tiroidei o precipitare un ipotiroidismo che era latente. Cioè tutto sto parolone per dire che cosa? Per dire che accade anche spesso che insieme alla menopausa compaia l'ipotiroidismo, perché fondamentalmente è uno squilibrio che si condiziona reciprocamente. E dov'è il problema? Il problema primo è quello di riconoscere i sintomi e riconoscere le due situazioni, perché sappiamo bene che se uno va dal ginecologo imputa tutti i sintomi che possono essere anche comuni, come alterazione del tono dell'umore, stanchezza, diminuzione della sessualità, possono essere sia dell'ipotiroidismo sia legati all'estrogeno dominanza o i primi segni della menopausa. Quindi non è così scontato che sia uno piuttosto che l'altro, però il discorso vai dal ginecologo, dice la menopausa, vai dall'endocrinologo, ti dice che magari sì, è la menopausa, ma magari è la tiroide. In realtà bisogna un po' capire bene e mettere sul piatto della bilancia tutti i sintomi, perché può essere la terza possibilità che ti manda pure dallo psicologo, dallo psichiatra e siamo a posto, perché appunto si parla di tono dell'umore basso, sessualità, poca energia, uno è depresso, giusto? E quindi bisogna stare un po' attenti. Quindi per dire che i sintomi dell'ipotiroidismo e quelli della premenopausa, della perimenopausa, della menopausa possono coincidere temporalmente e quindi si possono avviare contemporaneamente le stesse cure. Poi ovviamente c'è poi una interazione fra estrogeno e ormoni tiroidei in situazioni fisiologiche, per cui sappiamo bene che l'estrogeno in generale non è proprio amico della tiroide, però detto questo, in menopausa non c'è un eccesso di estrogeno ma piuttosto una carenza, e gli ormoni che vengono introdotti sotto forma di ormoni bioidentici naturali sono a dosaggi tali da ristabilire un equilibrio e non a livello dopante o sovrafisiologico. Bene, per saperne di più potete visionare il mio sito www.tomella.it oppure leggere delle informazioni sugli ormoni bioidentici naturali sul mio libro Rinascere con gli ormoni bioidentici naturali. Alla prossima!